uno degli eventi più sentiti dell'estate fanese, quella della Festa del Mare, che quest'anno è giunta alla sua 65esima edizione. Un appuntamento ormai consolidato per i cittadini, ma anche per i turisti, che in questa edizione hanno trovato qualche cosa in più, a partire dalla musica dal vivo, stand gastronomici, intrattenimento e dallo spettacolo in mare delle vongolare con i turbosoffianti nella zona di fronte al porto. Ma l'appuntamento clou della Festa del Mare è sicuramente quello di domenica. Si è iniziato con il tradizionale momento davanti al Monumento dei Caduti, con la cerimonia dell'alzabandiera alla presenza delle cariche civili, militari e religiose. Successivamente il corteo si è spostato lungo il molo di Ponente, davanti alla Statua della Tempesta, a ricordo dei caduti del mare nel 60° anniversario della tragedia dell'8 giugno 1964, dove persero la vita 4 pescatori fanesi. Assisti coloro che vi navigano e vi lavorano, perché ognuno giunga al porto desiderato della vita vera. Alle ore 10 poi la celebrazione eucaristica, presieduta dall'arcivescovo emerito e originario di Fano Giovanni Tonucci, che ha sostituito Monsignor Andrea Andreozzi, impegnato ad Assisi. Parliamo di una festa del mare, ma il mare qui a Fano è una festa per tutti, perché la spiaggia è dominio comune e la sensazione del contatto con l'acqua del mare è una sensazione che direi piace a tutti, lo sentiamo come un abbraccio di amore vero e ci accompagna la preghiera, perché naturalmente le tante persone che ancora continuano a morire nel mare, e sappiamo, noi pensiamo ad alcune disgrazie gravi, pensiamo ai caduti dei tempi di guerra, io ho conosciuto alcune persone che sono state parte di momenti drammatici, per esempio l'inabissamento di navi al Capo Matapan. Purtroppo oggi dobbiamo pensare che, e lo sappiamo, che il mare Adriatico, soprattutto il Mediterraneo, continua ad essere una grande tomba aperta per i tanti che imprudentemente si mettono in mare, però sappiamo che lo fanno per una disperazione che dobbiamo capire. È una realtà così bella, così complessa, che non possiamo dimenticare mai, soprattutto noi di Fano. Al termine della Santa Messa, il sindaco di Fano Serfilippi e il viceprefetto di Pesaro e Urbino Angeloni hanno deposto una corona d'alloro al monumento in memoria dei caduti in mare. Immancabile la premiazione ai lupi di mare, classe 1942. Quest'anno andati a Gabriele Carboni, Riccardo Perugini e Sauro Occhialini. Successivamente la foto e la consegna di rito della bandiera blu 2024. E dopo le celebrazioni religiose, il momento più atteso, ovvero l'uscita in mare delle imbarcazioni. A bordo della Queen Elizabeth, capitanata dal comandante Moreno Mascarucci, i componenti dell'Associazione Marinai d'Italia e della Capitaneria di Porto hanno lanciato in mare, a largo della costa, una ulteriore corona d'alloro tra il suono delle sirene delle imbarcazioni presenti. Corona mare! La Festa del Mare 2024 è poi proseguita con i tradizionali momenti culinari e tanta musica fino a tarda sera. A concludere come sempre l'evento, lungo la spiaggia di Sassonia, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici che hanno tenuto con il naso all'insù 15.000 spettatori tra fanesi e tanti turisti.